Buonasera, mister, benvenuto. Angelo Pompameo di Teleluna. Non vorrei rompere l'atmosfera idilliaca, però ho desiderio di conoscere il suo pensiero sul VAR, che negli ultimi anni è cambiato, quando è iniziato fino ad oggi, e che secondo me quest'anno ci darà ancora più preoccupazioni, visto le interpretazioni che spesso si stanno dando. Vorrei conoscere il suo pensiero su questo. Il mio pensiero è che il VAR è perfetto. Io quando sono a vedere la partita, ho visto delle partite di Serie B, partite dove non c'era il VAR, capita l'episodio con quelli che ho vicino, tanto ora si riguarda e si mette a posto. Sono abituato a metterla a posto la cosa, per cui il VAR mette a posto tante situazioni. Poi è chiaro che ci sta che... No, mi riferivo sui falli di mano, che oggi c'è per esempio una diversa No, interpretazione allora, rispetto a quando lei ha iniziato no, se a si parlare. prende quello che è, no, non c'è una diversa interpretazione, c'è un regolamento che dice bene quelle che sono le posizioni, le distanze, quella che è la dinamica, ed è chiaro che però poi bisogna dargli anche un po' di interpretazione, questa bisogna dargliela, ecco, e magari una cosa viene interpretata più a mio favore, una cosa viene interpretata a mio sfavore, però questa è la strada giusta, finalmente si è fatto questo, gol non gol, sono state apportate dei regolamenti, ho sentito parlare di una cosa che non so se l'hanno attuata, ma tra i direttori di gara, tra i bambini, tra i giovani, per quelli che fanno arbitri, gli arbitri possono anche giocare a calcio, avere questo doppio tesseramento. Questo è fondamentale per fargli capire anche il punto di vista opposto delle cose. Però si è fatto dei passi in avanti da giganti.